Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi siamo in compagnia di Alcatel One Touch Idol 3 per la recensione definitiva. Ho già fatto l'unboxing, ve lo linko in una scheda qua in alto, quindi fateci un salto perché nella confezione c'è anche una sorpresa abbastanza carina. Lo accendiamo, il tasto qua sul lato sinistro. Prima di cominciare, come sempre, mi lasciamo un bel pollicione in su per il video, cerchiamo di arrivare sui 250, condividerlo e iscrivervi in tanti al canale YouTube di Esperienza Mobile. Basta un click qua sotto o un click dalla pagina principale. Dimensioni 13.4 cm, 6.6 cm, 7.6 mm lo spessore e 110 grammi il peso, quindi un telefono veramente ergonomico, molto sottile, molto leggero, monoscocca, quindi dà anche un senso di solidità, veramente ben riuscito dal punto di vista materiali e anche design, secondo me tra l'altro è anche molto simmetrico, questo può essere un pregio dal punto di vista del design, diciamo che è un po' scomodo perché poi ogni volta che si appoggia il telefono e si va a riprendere, mi è capitato spesso di prenderlo al contrario perché veramente non si capisce qual è la parte sopra e la parte sotto. Questo anche dovuto al fatto che abbiamo due casse stereo sulla parte frontale, quindi ve le mostro più da vicino se riesco a mettere a fuoco. Ok, una qua sotto vedete e l'altra sopra, questa fa anche da capsula auricolare ovviamente, quindi due casse frontali, una cosa decisamente positiva, vedremo dopo nella musica. Per quanto riguarda il display, è un 4.7 pollici HD IPS, quindi con 320 pixel per pollice circa. Per quanto riguarda il processore, Snapdragon 410 quad core da 1.2 GHz a 64 bit con GPU Adreno 306, 1 GB e mezzo di RAM, questa è una cosa positiva perché quel mezzo in più si sente e fa sì che non siano mai praticamente rallentamenti o saturazione della memoria. Purtroppo solo 8 GB di memoria interna, di cui 4 effettivi, ricordo che sono espandibili con micro SD da questo carrellino, qua ci va anche la SIM che è in formato micro. Per quanto riguarda la fotocamera, 5 megapixel parte frontale, 13 megapixel autofocus flash LED parte posteriore, gira video in full HD posteriormente e HD in teoria parte anteriore. Benissimo, allora chiudiamo un attimo qua tutti i vari avvisi. Bene, batteria 2000 mAh non removibile. Parliamo subito dell'interfaccia. Abbiamo Android, intanto Lollipop, come potete vedere dalle animazioni e dal menu. 5.0.2, quindi praticamente l'ultimo aggiornamento, ovviamente una cosa molto positiva. La fluidità in generale è sempre molto buona, sia qua che un po' in tutte le impostazioni del telefono. Toggle rapidi, qua possiamo fare più utenti. Fluidità generale, anche qui, è sempre così, anche durante l'arco della giornata con utilizzo medio intenso, mai rallentamenti, mai impuntamenti dal punto di vista fluidità, almeno in questi 4 giorni di test, poi è ovvio che dopo qualche mese magari qualche piccolo impuntamento potrebbe averlo, però sappiamo che le recensioni sono utili per avere una infarinatura del 75%, poi il 25% dovete dire un po' voi nei commenti, aggiornare e testarlo per bene, perché ci vogliono tempi più lunghi di 4, 5, 6, 2, 10 giorni ovviamente. Qua abbiamo sulla parte sinistra One Touch Stream, che è un po' il Blink Feed di Alcatel, quindi praticamente abbiamo il meteo, qualche notizia, e si possono aggiungere altre funzioni, vedete modifiche eccetera, penso si possa anche rimuovere, non ci ho provato, l'ho lasciato lì perché non è invasivo. Abbiamo il 4G, infatti adesso siamo connessi in 4G come vedete. Parliamo di connettività subito, oltre al 4G che prende molto bene, la ricezione della SIM è buona in generale, qualità in capsula molto buona, dall'altra parte anche ci sentono senza problemi e anche il GPS funziona alla perfezione, il wifi è nella media. Apriamo la fotocamera, facciamo uno scatto, ok, scattato. Qua abbiamo le solite impostazioni, HDR panoramica, modalità manuale che è molto interessante, ci fa modificare qualche settaggio in più come bilanciamento del bianco, ISO e varie altre cose. Messa a fuoco è abbastanza veloce e anche abbastanza precisa. Andiamo a vedere le foto. Questa è quella che ho appena scattato. La fluidità in galleria è buona, come vedete. Lo zoom massimo è poco, insomma non zooma tantissimo sulla foto. Poi l'ho messa sul computer, ovviamente si può zoomare di più, ma comunque tengono abbastanza la qualità. Diciamo che con poca luce c'è un po' di rumore video, quello è un po' fastidioso, quindi sì, con poca luce senza flash le foto sono mediocre, col flash sono discrete, però con buona luce tipo in questo caso, oppure queste qua al solito la luce del giorno, devo dire che sono secondo me
da un 7,5, sono più che discrete. La definizione è buona, ripeto, qua non si può zoomare tantissimo purtroppo, però vi assicuro che l'esposizione è buona. Anche la definizione sul computer ho visto non è affatto male. Anche qua lampioncino, vedete. Vediamo se riesco. Zoomiamo qui. La macro è venuta molto bene come sempre. Altra macro, casetta. Insomma, veramente anche merito il display che è ben definito con bei colori, eccetera, però le foto secondo me sono in generale da un 7,5 pieno con la piccola pecca, poi ripeto, delle foto con poca luce che vengono con molto rumore video, quello forse è un po' il problema. Fotocamera anteriore, discreta, ho fatto un due selfie, nulla di che, ma insomma, equivale a una buona 2 megapixel, 3 megapixel, insomma, ne ha 5, poi alla fine sappiamo che sono quelli che sono, ecco. Ottima comunque per la chiamata voi, perché comunque fa video in HD, quindi nessun problema. Proseguiamo, apriamo il display, andiamo sulla galleria, andiamo su video prova, ok, facciamo partire il video. Solito video di test, mettiamo luminosità al massimo, ho tolto luminosità adattiva. Boh, allora, angoli di visione in generale sono buoni. L'unica cosa con i neri, quando si gira, diciamo così, il telefono diventano molto grigi, però per il resto non abbiamo grossi problemi da quel punto di vista. I colori sono molto naturali. Luminosità massima che, non so, al buio sembra veramente tanto alta. Poi la luce del sole l'ho trovata nella media. Non è eccezionale, neanche male, secondo me, però diciamo che si difende abbastanza bene. Ecco, comunque i colori, come vedete, veramente notevoli, piacevoli, fluidità ovviamente molto buona. Con questa scheda grafica e processore ormai sappiamo che non abbiamo problemi a riprodurre video e neanche giochi, poi lo vedremo. Cioè, è un display veramente interessante che colpisce subito. La definizione non sarà come i nuovi top di gamma 400 pixel per pollice, 500, quello che è, però dai 300 in su secondo me sono veramente ottimi, a meno che non abbiamo matrice Pentai come in qualche caso, però ovviamente qua abbiamo matrice RGB. Ripeto, colori veramente anche molto piacevoli. Andiamo a vedere i neri. Bianchi sono buoni, ecco i neri. Se giro qua non si vede tanto, tendono un po' al grigetto. Gli altri colori invece sono anche belli caldi, non troppo, sì, leggermente saturi forse, ma il giusto per renderlo accattivante senza snaturare troppo i colori. Usciamo e andiamo a parlare di musica. Ecco, musica che hanno puntato molto sul reparto musica in questo telefono. Abbiamo un software, vedete, abbastanza interessante. Ci possono anche fare delle piccole equalizzazioni. Nulla di che comunque. Le casse sono frontali, stereo, molto buone, sia per le chiamate in via voce, sia per la musica. Uffan. Avevo già fatto tutto, qua si vede che non avevo finito di fare. Vabbè, alziamo il volume al massimo. Quindi, casse stereo. Vantaggi per la posizione, perché anche appoggiando il suono non viene attutito. Vantaggi in macchina per le chiamate in via voce. Vantaggi per la musica. Il volume non è ovviamente come quello di un HTC One, è buono. Leggermente sopra me di smartphone in questa fascia, e anche la qualità è decisamente interessante. La qualità in cuffia, ho provato con delle cuffiette normali, è molto buona. Le cuffiette che sono in dotazione sono molto, molto buone anche quelle, quindi immagino che anche con quelle cuffie che non ho provato per non aprirle, visto che è un sample, sarà ancora migliore, però la qualità si vede subito essere decisamente molto buona. Poi ho trovato delle cuffie simili anche su Amazon, sempre JBL, e costicchiavano abbastanza, le recensioni erano buone, quindi immagino che anche la qualità non sia affatto male. Allora, benchmark, vi faccio vedere anche il punteggio che ho fatto sul benchmark. 22.297, quindi un buon punteggio, un 1000 in più rispetto alla media di questi dei telefoni con questo processore, quindi bene. Giochi, vabbè, proviamo velocemente Beach Buggy per non dilungarmi troppo. Real Racing l'ho provato, funziona bene l'accelerometro. Mai impuntamenti se non qualche calo di frame ogni tanto, ma quello diciamo che può capitare anche su top di gamma. Qua magari capita, no, su Real Racing capita magari un po' di più, però insomma nel complesso si gioca veramente molto bene anche a giochi pesanti. Diciamo
più che sufficiente. Ovviamente se avete pretese da di gaming pesanti dovete puntare su un processore comunque più recente oppure una GPU anche un po' più nuova e più prestante, ecco. Qua comunque abbiamo settato la grafica al massimo e su un HD comunque è abbastanza impegnativo, però non abbiamo anche qua grossi lag, il touch risponde benissimo. Vedete? Effetti grafici sullo schermo. Quindi molto adatto come telefono anche per il gaming medio, per il videogiocatore occasionale e qualcosina anche in più, dai. Quindi anche grazie al giga e mezzo di RAM, insomma, mezzo giga sembra poco, ma in realtà avete sempre sui 500 mega abbondanti liberi, che non è male. Se aveste un giga, non avreste 250-300, quindi quei 500 mega in più aiutano decisamente. Benissimo, browser, ho già precaricato il Corriere della Sera, siamo connessi in 4G, che tra l'altro, come ho detto prima, prende anche bene. Sito desktop, finora comunque non ho liberato la memoria, tutto con utilizzo abbastanza intenso. Ho provato molto anche Chrome, visto che utilizzo di più Chrome nell'ultimo anno, e devo dire che Chrome gira bene. Anche il browser di serie non è malvagio, stiamo ancora caricando. Browser di serie, che è quello stock alla fine di Android. Finito, lo scrolling è abbastanza buono, qualche piccolissimo lag ogni tanto, un po' di rallentamenti, di ritardi nel rendering, ma è un sito abbastanza pesante. Vedete, il pinch non è fatto male, anche qui qualche piccolissimo lag, anche nel pan, insomma, come browser dai un 7, perché bene o male è sempre così, non si impalla mai pesantemente. Sfruttare questa, le scritte si vedono bene anche in piccolo grazie alla risoluzione molto buona. La diagonale display è 4,7, diciamo 4,5 perché 0,2 sono mangiati dai tasti, però è sufficiente per una navigazione. Bene, batteria 2000 mAh, non sono tantissimi, però la dimensione di display non è esagerata, anche la risoluzione è HD che è buona, ma non è un Full HD che andrebbe a consumare tantissimo, il processore non consuma tanto, quindi diciamo che io sono arrivato verso le 7 con utilizzo medio intenso, senza problemi. Ovviamente con utilizzo molto intenso, come dico sempre, dipende da cosa intendete, perché se giocate vi dura anche 4 ore e basta, quindi all'una già morto, però poi questo vale per tutti i telefoni, quindi con utilizzo medio intenso, non eccessivo, che non è neanche utilizzo poi intenso, utilizzo il gradino dopo, diciamo che arrivate a cena senza grossissimi problemi. Ecco, il mio utilizzo comprende sempre 4G e wifi accesi, un po' di navigazione, una mezz'oretta minimo barra un'ora di chiamate, 200-300 mail minimo al giorno in push, eccetera, eccetera. Ok, bene. Quindi, prezzo, arriviamo alle conclusioni, 249 € di listino, ma online appena uscirà, adesso deve ancora uscire online, l'ho trovato su pochi siti, però sui 200 secondo me arriverà veramente in poco tempo, quindi io lo valuto già come un 200, così la recensione varrà anche per qualche mesetto. Secondo me per 200 è un prodotto molto interessante da tenere in considerazione per vari motivi. Beh, il primo, secondo me, è ergonomia, che cerca un telefono così, che abbia discrete prestazioni e queste dimensioni, perché veramente è maneggevole, cioè siamo a livelli di un Galaxy A3 per intenderci, ecco. Quindi ha come opzione il Galaxy A3, che si trova anche quello sui 200 €, quindi siamo lì. Però questo secondo me non dico che sia meglio, però ovviamente si gioca alla pari con qualche piccolo vantaggio: ha un display migliore, la fotocamera leggermente migliore, le casse sono migliori del Galaxy A3, la batteria, ecco, perde leggermente, ma non se la cava comunque male. E come design preferisco, vi dico questo, anche perché la fotocamera non è sporgente, è tutto molto liscio e sottile, invece la 3 ha la fotocamera sporgente, poi la 3 è tutta in alluminio, ce l'ho ancora a casa, l'ho tenuto perché mi è piaciuto abbastanza, però si graffia abbastanza facilmente, eccetera. Questo secondo me nel complesso tiene di più anche da quel punto di vista. Poi ripeto che il display personalmente lo apprezzo decisamente di più di quello del Galaxy A3. Quindi comunque, primo dicevo ergonomia, design, eccetera. Secondo, qualità anche dell'audio che è sopra la media in questa fascia, assolutamente. Le prestazioni sono buone, nel gaming leggero è anche medio, fruttata sempre buona, il giga e mezzo di RAM si fa sentire, di solito gli altri telefoni hanno un giga in questa fascia, comunque il resto delle caratteristiche sono sempre quelle, quindi Snapdragon 410 con GPU Adreno 306, qua è ben ottimizzato.
L'interfaccia non è troppo invasiva come sui vecchi Alcatel. Insomma, veramente un telefono che ho trovato equilibrato e che mi è piaciuto parecchio. Ripeto, 200 euro sicuramente non è il migliore. Si può trovare di meglio, si trova Xiaomi Mi 2S ancora, che consiglio in continuo perché è veramente ancora un top di gamma abbastanza buono e l'ho trovato su 190 euro anche sul grosso shop. Però ripeto, per chi vuole Android Lollipop già installato e tutti i vantaggi che ho avuto nel corso della recensione, questo è un telefono che veramente mi è piaciuto. Ok, quindi per questo video è tutto, ricordate il like al video, se avete domande particolari come sempre fatemele nei commenti, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!